tra San Raffaele e Cucuruzzo. Signori, facciamo un po' di tifo però per le vostre squadre. Date il giusto incitamento così. Ok. Partiti. Ora dovete incitare, forza! Attenzione! Oh, aiuto! Oh. Poi ci facciamo male, eh! C'è un sano agonismo. Allora vediamo un po' gli arbitri che cosa decidono. Allora, visto le immagini alla telecamera, la classifica appunto del gioco della balla di fieno: primo Cucuruzzo, secondo Santa Trita, terzo Marina di Fondi e quarta San Raffaele. È stato risolto il problema, andiamo con il terzo gioco che è il percorso, la gara con il cerchione, i quattro capisquadra per il sorteggio. Allora effettuiamo velocemente il sorteggio. Allora primo sarà il Cucuruzzo, giusto? No. Marina di Fondi sarà il primo concorrente ad iniziare appunto la gara con il cerchione. Secondo San Raffaele. Terzo Cucuruzzo e quarta Santa Trita. Allora il concorrente della Marina di Fondi è pronto per la partenza. Facciamo una rullata. Partito. Ed eccolo che è arrivato, facciamogli un applauso forte. Secondo concorrente. San Raffaele si prepara per la partenza. Partito. Allora vediamo un po' i tempi per Marina di Fondi. Allora il tempo del primo concorrente, che era la Marina di Fondi, 18:62, San Raffaele 15:02. Parte adesso il Cucuruzzo.
Partito. Allora, ce l'ha fatta ad arrivare con il punteggio di 19:37. Si prepari Santa Trita. Partito. È arrivato prima lui, comunque va bene lo stesso. Il concorrente di Santa Trita arriva con 16:06. Allora, per quanto riguarda questa gara, ripeto, la gara con il cerchione, primo San Raffaele con 15:02. Secondo Santa Trita con 16:06. Terzo Marina di Fondi con 18:62. Quarto Cucuruzzo con 19:37. E la serata si incendia. Questa sera non ci manca proprio nulla, eh? Allora è la volta della gara con l'uovo. I giocatori, un concorrente donna per contrada, quindi quattro donzelle per cortesia. Il campo di gara è un percorso di 30 metri. Si sfideranno quattro concorrenti che partono insieme. Esse dovranno tenere in equilibrio durante tutta la lunghezza del percorso un uovo sodo nella parte concava del cucchiaio di plastica. Il cucchiaio di plastica dovrà essere sorretto solo dalla bocca senza l'ausilio delle mani. Nel caso in cui l'uovo cade, il concorrente torna indietro per riprenderne un altro e riprendere la gara. La concorrente ha a disposizione solo tre uova, esaurite le quali la squadra sarà considerata ultima e pertanto le verrà assegnato solo un punto, come ovviamente la tabella. Allora, vediamo un po' le quattro concorrenti. Allora, ripeto, per quanto riguarda questa gara, la famosissima gara con l'uovo, i giocatori, o meglio le concorrenti, che sono quattro ragazze, parteciperanno su un campo di gara del percorso di 30 metri. Si sfideranno quindi quattro concorrenti che sono qui al centro del campo con gli arbitri. Esse dovranno tenere in equilibrio durante tutta la lunghezza del percorso un uovo sodo nella parte concava del cucchiaio di plastica. Il cucchiaio di plastica dovrà essere sorretto solo dalla bocca senza l'ausilio delle mani. Nel caso in cui l'uovo cade, il concorrente torna indietro per riprenderne un altro e riprendere la gara. La concorrente ha a disposizione solo tre uova, esaurite le quali la squadra sarà considerata ultima e pertanto le verrà assegnato solo un punto, come dalla tabella. Chi arriverà prima avrà 6 punti, la seconda 4 punti, la terza 2 punti e il quarto 1 punto. Allora, le quattro concorrenti, eccole qua. Come ti chiami? Debora. Poi chi c'è? Morena. Valerie. E la ragazza del Cucuruzzo come si chiama? Angela. Signori, facciamo un applauso alle quattro concorrenti che adesso si apprestano a fare questa volata con le uova. Allora, partirà prima la concorrente Marina di Fondi. Infatti la gara è a tempo. No.
Allora mi correggo, partono tutte e quattro insieme, la prima che arriverà vincerà, la seconda avrà il secondo posto, la terza il terzo posto e la quarta il quarto posto. Ho indovinato? Grazie, grazie, grazie dell'applauso, siete veramente favolosi. Allora siamo pronti? Signori, facciamo un po' di tifo. Più forte. Ma non fischiate però, non fischiate però. Date l'incoraggiamento a queste quattro donzelle. Tutto è pronto. Partite. Prima Cucuruzzo, seconda Marina Di Fondi. No, no, devi tornare indietro, devi tornare indietro, devi arrivare al traguardo, forza! Corri Deborah! Senza uovo! Terza San Raffaele! E quarta Santa Trita. Allora, quindi, per quanto riguarda il gioco della gara con l'uovo, vince il Cucuruzzo prima, poi seconda Marina Di Fondi, terza San Raffaele e quarta Santa Trita. Adesso è il momento del gioco della quinta gara ed è il tiro alla fune. Allora, ci saranno 5 concorrenti maschi più una riserva del peso complessivo di 550 kg con tolleranza di 5 kg in totale. Il campo di gara si traccia una linea retta di 1,4 m sul punto medio. Si sfideranno 2 squadre alla volta, decise con il metodo del sorteggio. La squadra vincente della prima gara sfiderà la squadra vincente della seconda per stabilire il primo posto. Per il terzo e quarto posto si sfideranno le perdenti squadre. Le squadre inizieranno quando sono nella posizione di tiro sotto la diretta supervisione del giudice di gara. Ogni squadra potrà utilizzare la riserva per sostituire uno qualsiasi dei tiratori della squadra. In occasione di infortunio di uno dei concorrenti e sia stata già utilizzata la riserva